diritti, competenze, tecnologie. È su questi tre macro aree di azione che si svolgerà e verterà la settimana dell'amministrazione aperta, l'Open Gov Week, dal 27 al 31 maggio. Vedrà in apertura un intervento del ministro sui temi dell'inclusione sociale, dell'accountability, della trasparenza, del poter dare l'opportunità a cittadini e a società civile di co-creare i processi decisionali insieme ai governi nazionali. L'Italia ha aderito insieme ad oltre 70 paesi all'Open Government Partnership e quindi con il suo piano di azione nazionale cercherà di promuovere e diffondere i valori della cultura del governo aperto. Chi ha una rete ha un tesoro, quindi solo insieme tutti i paesi a livello internazionale possono disseminare e coinvolgere cittadini, imprese e società civile, perché questa, lo dico, è una scommessa win-win-win. Vincono i cittadini che si sentono più partecipi alle decisioni politiche, ma vincono anche i governi nazionali perché coinvolgendo maggiormente i cittadini, dando voce ai cittadini, hanno un ritorno positivo delle politiche pubbliche.